Ciao ragazze, eccomi di nuovo con il consueto appuntamento del mercoledì con gli usati della settimana. Saluto innanzitutto Glamourcoma Elisa, che è l'ideatrice di questo video, e tutte le altre ragazze che lo realizzano, a partire da Fedi Kitty, che ha iniziato a farlo insieme a me, e poi Ali Maplife, Makeupin 87, Sissy & Frangie, The Gilmore Addicted e tutte le altre ragazze, delle quali trovate i link giù nell'info box. Mi raccomando, andate a vedere anche loro. Adesso partiamo subito con i prodotti che ho ammucchiato come sempre nella borsina rossa di Pupa. Per quanto riguarda i prodotti per il viso, lo sapete, io utilizzo solo i due fondotinta Neve Cosmetics, rispettivamente in polvere libera la Cover Luminare Foundation e compatto il Flat Perfection, per cui ho continuato a usare quelli e non ve li mostro. Anche il mascara, ho ancora utilizzato il Balm di Pupa, mentre come primer occhi, non ve lo mostro di nuovo, mi sto concentrando sulla mini size dell'Eyeshadow Primer Potion della Urban Decay per finirla. Passiamo adesso ai prodotti per occhi, dove ci sono le maggiori novità perché, lo sapete, lo avete visto nel video dei regali di Natale, vi lascio il link se non l'avete ancora visto, ho ricevuto due palette, rispettivamente la Naked 3 e la Pupa Princess Pupa Art. Due palette sui toni del rosa, entrambe molto belle. La Naked mi è stata regalata da mio marito, l'ho utilizzata già in lungo e in largo, realizzando sia make-up molto semplici, ad esempio applicando solo base su tutto l'occhio e abbinandoci poi una bella linea di eyeliner e tanto mascara. Oppure utilizzando i tre colori opachi, rispettivamente Strange, questo bel bianco, Limit, questo rosa cipria, e Nooner nella piega, questo color taupe, realizzando un nude rosato. Per quanto riguarda la Pupa Princess, palette sempre sui toni del rosa, ma differente rispetto alla Naked. Come vedete, tanti colori diversi fra loro, abbinabili ma anche sfruttabili singolarmente. È una palette molto comoda perché la cialdina nera è un eyeliner in gel, non molto scrivente ma comunque presente, per cui è molto pratica anche da portarsi dietro perché c'è anche un bello specchio e di piccole dimensioni, per cui un prodotto del quale sono soddisfatta. Per quanto riguarda i rossetti, ne ho utilizzati solo due, sempre sui toni del rosa, rispettivamente questo lip gloss di Pupa della collezione Princess, il numero 004, che è questo, e si può abbinare sia a un trucco occhi intenso come questo che ho, oppure anche un trucco occhi più semplice, per cui per un look da tutti i giorni. E poi ho utilizzato Rebel di MAC abbinato ai trucchi monocolore sugli occhi. Ho sempre utilizzato Perfettina come lip contouring pencil prima di applicare i rossetti. Infine, breve carrellata di smalti, ne ho utilizzati molti, a partire da questo qui che ho utilizzato proprio nella sera dell'ultimo dell'anno, che fa parte della Naked Palette ed è questo nero glitterato molto bello ed è Creep. Ho utilizzato poi questo qua della OPI, God the Blues for Red, che è uno dei miei rossi preferiti. Ho abbinato questi due smalti in gel della Pupa, rispettivamente il nero su tutte le unghie e questo verde petrolio sull'unghia dell'anulare. Ci sono infine gli smalti che sto indossando oggi, che come vedete sono rispettivamente sull'unghia dell'anulare, questo rosso di Kiko, il numero 807 della serie Quick Dry, mentre il verde è questo qua della Maybelline New York della serie Color Show, il numero 120 Urban Turquoise. E questo è tutto ragazze, io vi saluto, vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, se vi fa piacere ci vediamo alla prossima occasione, ciao!